Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Dicembre 89, siamo tornati qua su un nuovo video di Clash Royale. Prima di iniziare vi volevo ringraziare per tutto quanto il supporto, per il commentino che lasciate, per il like che lasciate e se mi volete supportare codice creatore CiccioGamer89 sullo shop di tutti i giochi Supercell. È sempre l'11.02.2024, in questo momento sono le 17.37, sto provando e sto lottando per arrivare a campione definitivo, penso prestissimo. In base a come ho sempre giocato io, ovviamente. Quindi si va un po' a provare, a ciclare quello che è il nostro deck. Che per assurdo, ti devo dire. Esatto, che è andata benissimo. Immagino una veleno perché in questo momento siamo pieni, zeppi di veleno. Ma proprio è una roba... mostruosa ragazzi, tanto devo ciclare, no? Magari lui mi dirà qualcos'altro. Peccato perché quello, sapete, era buono nel momento in cui... tanto dobbiamo ciclare. Abbiamo già parlato adesso, no? E si butta subito qua. Vediamo lui che fa, dai. Io devo per forza innescare le sue reazioni con questa veleno che mi gira, no? Decisamente... allora, il prossimo potrebbe essere un attacco buono. Perché c'ho tutte truppe volute. La vedo comunque grigia, eh. Secondo me è un po' tanto too much. Però proviamoci. Tanto sicuramente struttura c'è là, ragazzi. Perché stiamo parlando di sta roba qua. Non stiamo parlando di roba gigante. Esatto. Okay. Raga, qualche robettina piccolissima. Ma cioè, ma proprio una roba quasi insulsa, raga. Capite che non ce la facciamo. Io spero che voi lo capiate. Ma non ce la facciamo così. Se purtroppo contro il gioco mi mette solamente veleno, io non gliela posso fa. Cioè, fate al caso, mo sta veleno. Mi è tornata a ridondare. Intanto lo so che tu ce l'hai pronta per me. Chi ti dice niente? Ma pure torre bombardiera per me è fantomatica la cosa, no? Fantomatica proprio. Ok. Però secondo me io devo essere bravo a sfruttarla adesso, no? Dovrei essere bravo ora, raga. Ammetto che dovrei essere bravo ora. Proviamo così? Non lo so. Non lo so, ci provo, dai. Raga, ma... è troppo, no? Guarda come cicla pure lui. Una bomba, raga. Una bomba. Facciamo così. Praticamente è una partita a senso completamente unico. Completamente unico, ragazzi. Io proverei così. A sto punto. Raga, ma non gliela posso fa, no? Vedete, non è che mi invento niente. Non gliela posso fa. Raga, con tutto l'amore nel mondo proprio. Veleno. E lui ha vinto. E beh, normale. Non è stata una bella partita, zì. È che, santo Dio, non sarei riuscito a vincere sta partita. Ma neanche se tu stavi a giocare con gli occhi chiusi, neanche con gli occhi chiusi avrei vinto sta partita. Tanto lo sapete, è inutile cambiare deck. Quindi siamo due partite sotto. Purtroppo sta facendo così, ragazzi. Sta facendo così, troppe veleno. Il problema è che se io cambio, non mi cambia niente. Cioè di base stiamo sempre messi come prima.
Quindi guardate, ipoteticamente una delle due torri. Ok, è lo stesso deck di prima, raga. Forse. Ok. Ok, non abilita l'opponent, che in realtà ci può stare. Io dovrei riciclare. Minchia, quello lui cicla però, Fresca se cicla. Fresca se cicla, raga. Costo miner. Ok, sicuramente questa è la cosa migliore che possiamo fare. Ok. E che mi invento, raga? Ditemelo. Ditemelo per cortesia, ditemelo. Che mi devo inventare? Non so che inventarmi, ragazzi. Ma questa è sbagliata da parte dell'opponente. Decisamente. Decisamente. Quindi vi dico, secondo me lui non si merita di vincere sta partita. Assolutamente. Purtroppo me ne devo andare dall'altra parte, perché sennò gli do un valore di spell gigante. Purtroppo io non c'ho niente, raga. Da che stiamo a parlare? Non c'ho cartevo, non c'ho niente. Oioioi. Mamma mia, ragazzi, buona fortuna a me. Se posso dire buona fortuna a me. Che comunque, bene o male, quelle golem, purello, fatto una pinaccia. Eh sì, quelle golem è stato un errore. Non riesco minimamente ad abilitare. Ah, raga, io mi fustigherei. Oh mamma mia, ragazzi, bene. Guarda, sono stato bravo, ma ho lanciato delle frecce pessime. E per fortuna ho lanciato una furia in alto a sinistra. Che partite! Che partite! Facciamo così, tanto dobbiamo ciclare, no? Andiamo a prendere meno danni possibili. Io ciclo. Lui c'ha il barile. Ok. Che c'hai? Che c'hai che mi vuoi già tirare i scheletrini? O stai ciclando? Perché quello è sbagliato. Ok. Non so quanto sia buona. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Detto io, devo ciclare un botto, raga. Bene. Questo è sicuramente utile per noi. Però mi sa che cicla pure lui veloce quanto noi, eh? E mi sa di sì. Sì, lui sta a ciclare, raga. Però l'attacco decente ce lo dovrei avere mo. Per ipotetico. E quindi si splittano le truppe. Ma io ho poca roba, raga, Io ho pochissima roba, ragazzi. Qui c'è il razzo. Ci provo, raga, la rubo qua a sinistra, ci provo. Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Secondo me ha senso. Ho provato a rubare, ho fatto un sacco di danni. Io mi immagino voi avete detto, ah, ci hai vinto. No, fidatevi.
Ma che ho vinto, raga. Le pizze in faccia ho vinto. Ma che ho vinto. Torre infernale, ragazzi. Torre invernale. La prova ruba così, raga. È l'unica. Ce la dovrei fare, no? Ci proviamo, eh. Qui c'ha la razzo. Ok, bene, mamma mia che belle partite, raga. Sto povero estrattore di elisir me lo stanno massacrando. Sto povero estrattore di elisir me lo stanno massacrando, raga. E questo ciclava forte quanto ciclavo io. Forse io ciclavo un pochino di più. Ho aspettato bene a fare gli attacchi. Comunque sto trovando sempre una struttura dentro al deck, sempre. Raga, la sto trovando sempre. Sta maledettissima struttura, oh, sempre. Sempre, 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 sempre. Lasciamo così, andiamoci a sinistra. Non cambia niente in realtà, eh. Scheletrini pure lui. Ce la, se la cicla bene. Lasciamo così. E a sto punto dobbiamo fare per forza di questo. Sì, abbiamo ciclato, ma... che miseria. Raga, io in qualche modo... Secondo me la torre la devo perdere, perché se lui mi tira il gigante in questo momento... beh, già. Che faccio? Devo perdere la torre, eh? Molto bello. Non riesco mica a difendere la mia povera torre. Ok, sì, ce l'ho fatta, ma... come potete ben capire... oh, questa è sbagliata. Questa è sbagliatissima. Questo è proprio un errore... questo è un errore gigante, no? Provo ad andare sopra. Secondo me è l'unica maniera che ho, perché... impossibile... cioè, per me è difficilissima questa qua. Difficilissima. Io non so lui adesso... sicuramente dovremmo giocare opposto della sua... ma tanto lo fa per forza, raga. Lui giustamente sa... giustamente sa. Quindi si va così. Si va così. E si fa un po' di macello, no? E si va a fare macello, ragazzi. Che vedevo di... per forza. Per forza. Vai. Senza... senza troppi pregiudizi. Andiamo. Mamma mia, let's go! Difficilissima questa, eh. Ho dovuto perdere una torre. Ho buttato un altro estrattore. Non so se lui aveva spell. Minchia, non mi ha voluto utilizzare la razzo. Ma stai in vantaggio, toglimi l'estrattore, no? Ma quando recupero io? Ma quando recupero io? A me va bene. A me va bene, finché mi fa andare un pochino sopra, a me va benissimo. Cioè, se mi fa fare proprio i passettini quelli... questo lo devo fare per forza, no? Perché tanto lui non si attiverà mai. Cacciatore. A sto punto. Amore, vieni un attimo, mi sta a chiamare Simone. Scusate, raga, anche mio fratello mi stava un attimo a chiamare. Ok, questo è buono. No, non è buono. Lo richiami, per favore. Scusate, ragazzi, eh. Ok, qua io devo prendere delle pizze fotoniche. Però finché non è evoluto,
ce la facciamo. Finché non è evoluto. Fireball ci può stare nel momento in cui noi andiamo a ciclare e ce la ritiriamo qua, giusto? Quindi lui la fireball adesso non ce l'ha per ritogliermi quella roba là. Ma io devo fare per forza così, se non è. Ok, qui lui non mi tocca questi, a meno che non ha delle frecce ipersoniche. Vede che c'è. Che io posso fare anche di questo, faccio di questo, faccio di questo. Raga, ci ho provato, ma... Ok. Ok, me l'hanno tolto, me l'hanno tolto, me l'hanno tolto, me l'hanno tolto. Perfetto. Ah, tosta, ragazzi. Tosta, 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 tosta. Anche io ho timore a dare troppo valore mettendo un'altra di queste qua. Ah, probabilmente se metto invece questa qua davanti, quando mi arriverà, esatto, il gigante royal, quell'opponent, mamma mia quanta ce n'ha de valore, santo Dio. Ok, ce n'ha veramente un botto di valore, oh. Mamma mia. Ecco re. Adesso non è più, no? Perché là sulla torre centrale c'è un bordello. O sentirete urla e cose strane. Non piangere, va. Non piangere, va. Bene. Bene. Ok. Ci riproviamo, ragazzi. Ce ne proviamo a fare un'altra, perché tanto non finisce qua oggi, eh. Detto, piano piano stiamo salendo. Però non è assolutamente semplice. Dai, proviamo a farne un'altra. Vi ho detto, i video devono durare una ventina di minuti, che poi martedì parto, lunedì devo andare a 5 ore e mezza da qua con la macchina, con la Mustang, ragazzi, devo fare un po' dei giri. Ok. Beviamo. Ok, quindi abbiamo cimitero. Probabilmente. Cimitero veleno, no? Forse sì, forse no, ma lui non sta, non mi ha giocato. Questo mi ha sorpreso come... come giocata, dico la verità. Come giocata mi ha, mi ha sorpreso. Frecce, che c'hai? Non mi pare brutta mica come... come difesa, sapete? Sicuramente pipistrellini. Sicuramente scheletrini. E sicuramente estrattore. Questa partita come la perdiamo? Domando. Domando. Gelo, no? O forse mi sono spaventato troppo. Sapete? Forse mi sono spaventato troppo. Ok. In realtà io posso ancora ciclare un attimino. Vediamo che succede, perché sono sicuro che lui c'ha la cimitero. Però non me la sta giocando. Non capisco, non capisco. Dopo attacchiamo, eh. Dopo attacchiamo. Ok. Quindi e golem. Non so perché lui si sta tenendo così tanto. Non l'ho capito. Vediamo, eh. Io faccio il solito attacco splittato alla Ciscio Gamer 89. Che troia. Altro che attacco splittato alla Ciscio Gamer 89. Ecco perché lui non giocava, perché sapeva che stava sopra. Vedi che c'ha l'al cielo. Quindi di nuovo, no? Quindi di nuovo. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo di questo. Ce ne andiamo qua. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo di questo. Facciamo così. Abbiamo un po' di pipistrellacci davanti là da togliere.
Abbiamo un po' di pipistrellacci. Ok, difensivo assolutamente. Ok, buona fortuna a cazzo. Non so se ha smesso di giocare o se ha smesso di rompere i coglioni, una cosa è diversa. Ok. Mamma mia, questo se voleva mi spaccava totale. Questo se voleva mi spaccava totally. Totally rotto ero. Regà, devo andare. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Tanto lo provo a beccare prima che parto sto campione. Mamma mia.